Oggi parliamo di autostima femminile. Autostima femminile perché noi donne dovremmo essere in quest'epoca molto sicure di noi stesse, invece non lo siamo. Ma non lo siamo perché il mondo, fra virgolette, ci porta a cercare sempre di più di essere al top. Quindi, se una donna non si sente al top, e parlo della parte sicuramente fisica, comincia ad avere dei problemi, specialmente nell'adolescenza, dove l'insicurezza per il proprio corpo è grande. Io trovo, ho in cura donne bellissime che fanno anche le modelle, ma non sono per niente sicure di loro stesse perché non hanno un buon rapporto con il loro corpo. Questo avviene quando sei adolescente, quando sei piccola, quando hai in famiglia un supporto che ti dia sicurezza. Questo diventa molto importante. Possiamo dire che seduttive si nasce e seducente si diventa, perché noi possiamo anche imparare, quindi imparando certe piccole tecniche, certe cose, crescendo, certe cose che ci danno piacere, che ci danno il sentirci bene, il sentirci belle, ecco, quelle sono le cose che sicuramente ci possono dare quell'autostima che magari non abbiamo. Certo che se noi dipendiamo da un uomo e la nostra sicurezza dipende da quello che lui ci dice, beh, è molto difficile riuscire ad avere l'autostima, perché prima o poi, appena ci dirà che una cosa non va, ci metteremo subito in crisi. Quindi la cosa importante è l'autonomia. Autonomia significa non soltanto essere autonome da un punto di vista di lavoro, di sostegno, ma essere autonoma anche nelle scelte, nel decidere di fare una cosa, nel decidere che cosa mi devo mettere, nel tenere in considerazione il consiglio dell'altro, ma anche no, se non mi va bene. Quindi noi dobbiamo costruirci l'autostima piano piano sulle cose che vediamo che per noi sono interessanti e affermarci in quelle cose.